Però dico che le ferrovie vanno utilizzate di più, e vanno utilizzate di più le stazioni già esistenti, oppure vanno richieste nuove fermate. Guardate che fare una fermata che consiste nel fare due marciapiedi, uno per, da un lato e uno dall'altro, beh, non è una spesa enorme. Ecco, quindi questo rivedere nel breve con le ferrovie queste cose, per esempio la stazione di Torricola, pensiamo al Giubileo, che oggi è semi abbandonata, che invece era stata rifatta, è una bella stazione, serviva il deposito dell'aeronautica lì a Torricola, potrebbe essere una soluzione interessante per i turisti per l'Appia Antica, e quindi quella fermata potrebbe essere utile con un mezzo, naturalmente con una navetta, per andare, perché la distanza tra l'Appia Antica è pochissima, no? da quel punto di vista. E lo stesso vale per Capannelle, che già oggi ha molti treni che si fermano, ma è sottoutilizzata e ha un parcheggio assolutamente non dimensionato per il flusso di viaggiatori che potrebbe avere, e questo limita appunto la presenza di viaggiatori in treno. Quindi c'è da lavorare sul trasporto, c'è da lavorare sul ferro, c'è da trasformare le linee di superficie come linee di adduzione alle metropolitane e in larga parte, naturalmente. La sensazione che hanno i quartieri periferici è quella appunto di un sovraffollamento, di una fatica continua, di uno spreco di energie fisiche e psicologiche, no? nel traffico di Roma. Questa cosa può essere, la vita può cambiare attraverso appunto l'uso di strutture che si basano, di strutture di trasporto che si basano sul ferro, quindi la famosa cura del ferro deve essere portata avanti con decisione, e nel breve, ripeto, vanno utilizzate le cose che già sono presenti sul territorio, ce ne sono, e qualche volta si può anche vedere di realizzare delle nuove. Intanto spingiamo per questa stazione di superficie di interconnessione tra metro C e ferrovie, che è la stazione di Pigneto. Mandiamo l'altra canzone, che è la Cronaca Montana della PGR, Per Grazia Ricevuta. Gente che fa buio avanti sera, gente da bastone da galera, risuona la parola, detona, rimbomba in me cassa armonica, far fronte in marcia tra timori sgomenti e baldanza festante. Bisognerebbe niente.
Adesso naturalmente dovremmo parlare di un argomento che è all'ordine del giorno, insomma il referendum in Grecia, l'irrigidimento della Merkel, sia Varoufakis sia Tsipras pensavano di poter mettere i creditori con le spalle al muro e con il referendum, cioè, diamo la parola al popolo greco, ma è quasi diventata, come dire, una sorta di maledizione. Se votano sì, e quindi perde, hanno perso; se votano no, la rottura è definitiva, hanno perso lo stesso. Insomma, è una situazione, si sono generosamente, diciamo così, messi in un cul-de-sac, e quindi io la vedo molto molto difficile. Non so se vincerà il no, temo che per loro, insomma, vinca il sì, quindi non avranno quest'arma in più, ma soprattutto la trappola che sta scattando è la trappola che vuole far fuori il governo di Tsipras, il governo di Syriza, e ripristinare il rapporto con quelli che hanno garantito tutte le misure di austerità che hanno messo in ginocchio la Grecia. Quindi bisogna far fuori il governo di sinistra direttamente eletto dal popolo, e questa purtroppo è la situazione a cui stiamo assistendo. E le ipotesi più fantasiose che circolano, che sono quelle della doppia moneta, di addirittura fare riferimento allo yuan o al rublo, insomma, credo che non siano, soprattutto nell'immediato, praticabili. La situazione è veramente drammatica, è drammatica oltre che economicamente anche politicamente, perlomeno per quelli che governano adesso la Grecia. Tu che dici? Ma intanto un po' insomma, a me preoccupa anche il fatto che ci sia questa polarizzazione delle opinioni, no? Insomma, se noi guardiamo un po' sui social network e così, sembra che sia quasi una partita di calcio in cui ci sono i tifosi per il sì e per il no, però diciamo, è una realtà molto più complessa che non si può banalizzare in questo modo. Ci sono delle buone ragioni per votare sì, ci sono delle buone ragioni per votare no, e alla fine purtroppo quelli che pagheranno sarà il popolo greco, comunque sia. E questo io temo però che non sarà solo il popolo greco. E non sarà solo il popolo greco, ci saranno tante altre ripercussioni, e insomma, insomma, basta anche un fatto, se vogliamo, secondario per vedere un po' la situazione in cui sono. Dice che mancano pure i soldi per stampare le schede del referendum, quindi potrebbe darsi che manco riescano a farlo, perché non c'hanno i soldi per farlo, e quello potrebbe essere uno scenario imprevedibile. Vabbè, insomma, questo qui è una battuta. E c'è il fatto, anche questa attesa di un evento esterno che possa sparigliare di nuovo le carte sul banco, no? Perché per esempio si fa riferimento alla Russia di Putin, e qualcuno dice appunto anche dei cinesi, Xi Jinping ha fatto delle dichiarazioni che secondo me sono abbastanza di circostanza, perché insomma, la Cina ha investito molto sulla Grecia, chiaramente vede un rischio che mette in pericolo i propri investimenti, e quindi è chiaro che non può esimersi dal fare delle dichiarazioni in proposito. Però insomma, penso che sia altamente improbabile, da un punto di vista politico, che la Russia o la Cina possano giocare un ruolo molto più grande di quello che abbiano fatto sinora. Però la eccezionalità della situazione in Grecia, insomma,
direi che lascia aperti un po' tanti scenari, però appunto veramente se io fossi greco penso che non saprei esattamente, cioè probabilmente voterei un qualche cosa con però la consapevolezza che insomma, la situazione è grave e nessuna delle due direzioni sembra poter dare una reale soluzione ai problemi. Sì, no, io probabilmente voterei no, però con un'altra consapevolezza, che il referendum potrebbe anche non riuscire perché ha bisogno di raggiungere un quorum e quindi esatto, la maggioranza dei greci potrebbe anche boicottare il referendum e non andare a votare, o per sfiducia o per delusione rispetto al governo di Syriza, o per convinzione che la situazione è talmente drammatica che uscire dall'euro sarebbe un ulteriore disastro. Quindi io francamente non so, la mossa sembrava una mossa spericolata ma anche politicamente valida, insomma avere un potere contrattuale nei confronti dei creditori internazionali, a cominciare dal Fondo Monetario Internazionale. Però già l'altra volta abbiamo detto che il problema è che del Fondo Internazionale deve essere rieletta e quindi in questa fase ha i problemi che hanno i politici, deve cercare consenso e questo consenso è anche un atteggiamento duro. E poi c'è anche il fatto che altri paesi hanno fatto le riforme, i sacrifici, e quindi